Buongiorno. Che caldo. Mi sono svegliato alle 6:30, jet lag. Caffettino nel frattempo e aspetto colazione. Oggi sfrutterò la giornata per capire un po' di cose, organizzarmi, diversi tour che farò nei prossimi giorni, che ovviamente vi racconterò, però in particolare voglio esplorarmi bene tutto questo resort e farvelo vedere, compresa la stanza in cui mi trovo al momento, che è comunque molto carina. Questo è l'ingresso e si entra subito nella parte del bagno. WC qua dietro, a parte vasca da bagno, che a un certo punto proverò di sicuro. Qua c'è un doppio lavandino con doppio specchio. Questo phone che funziona, devo dire, bene. Questa è la doccia, che ha anche degli scaffali interni ed è fighissimo, ti porti tipo l'asciugamano. E questa è la zona bagno. Proseguiamo poi con il resto della stanza. Letto king size, gigantesco. E armadio dove metterò tutti i vestiti. C'è anche una cassaforte, vari appendini. Abbiamo anche tipo una vestaglia slash accappatoio. Non ho trovato delle ciabatte però. Macchinetta del caffè, che avete visto prima. Qua c'è il dispenser di liquori, che io in realtà non userò perché non bevo. Però come... non lo so come funziona, vabbè. Gestione dell'aria condizionata. Acqua, mini frigo, che comunque è ben fornito ed è tutto compreso nel prezzo. Bibite a volontà, acqua. Drinks are replaced every day. I miei bagagli che devo sistemare, ieri sera ho buttato tutto lì così a caso. Per arrivare poi alla zona salotto, che è questa. Che è interessante, se voglio mettermi a montare un video posso mettermi qua alla scrivania. La TV in realtà è più girata verso il letto, per cui questo divano... se ti vuoi sedere, c'è un divano, ok? Con vista all'interno e poi sul mare. E questa è la vista. Super bello. Cioè è veramente curatissimo in tutti i dettagli. E laggiù c'è il mare. Questa è la stanza. È gigantesca. Questo resort è a 5 stelle. Si chiama Rio Palace Costa Muerges. Non so se si pronuncia esattamente così. Però è super bello. E vi dirò anche il prezzo dopo. Adesso poi vi faccio prima fare un tour di tutto quanto. Però ecco, vi stupirà. Cominciamo questa avventura nei Caraibi con la colazione. C'è veramente di tutto di nuovo. Cereali, tutti gli smoothie, ciambelle fatte sul momento, pancake, muffin, brioche, ma anche un sacco di frutta fresca, un pochino di frutta, un french toast con l'uovo e del riso. È un misto strano, però volevo... questo non so cosa sia o come si mangi. Qualcuno me lo sa dire? Una specie di melone. Non male anche il french toast. E proviamo sto riso. Buono anche lui. Sono più da colazioni salate. Cioè tipo salate e frutta. Ho la watch face dell'Apple Watch, quella nuova. Due ne hanno aggiunte, quindi poche. Però questa è perfetta perché così vedo i fusi orari di tutto il mondo. Da noi sono quasi le 4 di pomeriggio. Proprio dall'altra parte del mondo. Colazione fatta, ma... cioè, dove diamine sono finito? Ho caricato il video di ieri. È venuta l'ora del tour del resort in cui sto. Ah, se vedete degli elastici in bocca perché ho il mio apparecchio invisibile, l'Invisalign. L'ho messo da un po' di mesi. Quando faccio video normalmente li tolgo. Cioè, adesso che dobbiamo vederci tutti i giorni, posso tenerli? Cioè, devo tenerli, quindi. Andiamo! Questa è la hall principale, da là si entra, qua c'è il banco per il check-in e poi a destra e a sinistra sono tutte stanze. Altra cosa interessante in questo punto è che c'è una specie di lounge 24 ore su 24 con cibo, drink, eccetera. Con anche l'accesso a internet facciamo un giretto veloce. Ci sono sempre caffè, liquori, drink vari e del cibo. Così se ti viene fame a un certo punto i ristoranti sono chiusi. Questa è l'uscita principale e si arriva nei giardini. Sono super super curati. Lassù c'è la mia stanza, qua c'è l'ingresso. Tra l'altro è tutto all inclusive questo posto. C'è anche una palestra da qualche parte, sempre compresa nel prezzo. Ogni volta non guardo e rischio di cadere in questi cosi d'acqua. Questo è tipo il piano bar, c'è anche un pianoforte dentro. Che vorrei un sacco suonare ma non si può. Fanno gli spettacolini la sera. Anche qua nei bar è tutto quanto compreso. Qua c'è un altro ristorante. C'è il ristorante italiano, giapponese,
Ah, quello giapponese è questo qua. Messicano, quello generico, steakhouse. Quindi anziché spoilerarci, a parte questo che vabbè è giapponese, gli altri ristoranti li proveremo? Uno ogni sera, diverso, li provo un po' tutti, a parte la steakhouse, io non amo la carne, non la mangio praticamente mai. Qua c'è la parte di show e di spettacoli. Quella laggiù è Cancun, qua ci sono altri resort. Cioè, questo è tipo il paradiso. Ah, questi appartamenti hanno le piscine private. Certo che poi con la vista dall'alto è un peccato, ma che figata. Poi, prima di arrivare alle piscine, andiamo ancora dall'altro lato, che credo ci siano altri ristoranti. Qua c'è il ristorante italiano che vi ho fatto vedere ieri. Qua c'è quello classico di base. E poi se andiamo in fondo, credo ci sia la steakhouse. Sì, era proprio la steakhouse. Qua c'è una piscina, quella attiva, tipo dove giocano a pallavolo. Di qua c'è un'altra piscina, un pochino più tranquilla. Qua puoi prendere gli asciugamani per la piscina, per andare in spiaggia. Super comodo. Qua c'è la spa e anche la palestra. Qua c'è l'altra piscina più tranquilla, che ha le sdraio all'interno dell'acqua stessa. E poi ti puoi far portare i drink effettivamente in piscina. E c'è anche un bar proprio dentro la piscina, che è quello laggiù che adesso andiamo a vedere. Ah, qua Pepe's Food. È un altro posto dove fanno, eh sì, penso roba grigliata, hamburger, hot dog, robe di questo tipo. Qua c'è il bar con vista sulla spiaggia. Spiaggia che adesso andiamo a esplorare. Questa è la spiaggia privata dell'hotel effettivamente. Infatti ti possono portare drink anche qua. Drink ovunque e sempre. Wow. E tu puoi sceglierti una di queste sdraio, metterti lì tranquillo, farti il tuo bagno, prenderti il sole. Là c'è il bagnino. E dietro tutto l'hotel. Palme. La sabbia è bellissima. Wow. Sono tipo in paradiso. L'acqua ha un colore stupendo. Andiamo subito a sentire se è anche calda. Cioè, porca miseria, sì, è caldissima. È caldissima e sono le 11:30 di mattina. Sono pur sempre i Caraibi, no? E non ci sono ombrelloni, gli ombrelloni sono effettivamente le palme. Mi sembra giusto. È veramente stupendo. E qua comincia l'altro hotel a fianco, che è sempre loro, ma si chiama in modo diverso. E poi laggiù puoi passeggiare fino alla fine della spiaggia, sostanzialmente. Magari un giretto fino in fondo uno di sti giorni me lo faccio. Vediamo. Ok, continuiamo il tour dell'hotel perché ci sono altre cosette interessanti che voglio farvi vedere. Ebbene sì, quello è un parco acquatico per bambini. Cioè, avessi avuto io una cosa così nel mio hotel da piccolo, sarei diventato pazzo e avrei vissuto là direttamente. Ovviamente sono troppo grande per accederci. Le discoteche, i ristoranti. Parco acquatico. Ah, e qua, come vi dicevo, c'è il bar all'interno della piscina, tu puoi sederti lì. Adesso no per via del Covid, però normalmente ci sono i tavolini proprio qua fuori e ti puoi mettere lì tranquillo a gustarti un drink. Te lo portano agli altri tavolini che ci sono. Quindi, quanto costa il tutto? Io spendo per un totale di 15 notti, che vi spoilerà anche quanto tempo starò effettivamente qua prima di spostarmi in un altro posto molto interessante, se tutto va bene, 1570 euro, quindi in realtà poco più di 100 euro a notte, che se contate che è all inclusive, quindi tutti i pasti, tutti i drink, tutti i servizi compresi, più una stanza gigante, la spiaggia privata, insomma tutto quanto quello che ha, direi che è un ottimo prezzo. Siamo comunque in Messico, poi chiaramente se vai nella parte più centrale o più verso Città del Messico, eccetera, ti prendi una casa o un costo ovviamente molto meno. Questa è la zona più turistica in assoluto, quindi i prezzi sono più alti, ma sono comunque abbordabili nella maggior parte dei casi. Volevo un posto con meno sbattimento possibile, che mi permettesse di fare un po' di video, e questo ha tutte le caratteristiche. Detto questo, questo posto è veramente paradisiaco, cioè è incredibile. Domani mi aspetta un'altra avventura, mi sposterò da qua. Ero qua che ho detto proviamo GarageBand e comunque, cioè, funziona.